Andiamo. Ecco a voi le avventure dell'Apollo 00, come la farina. Michele, buongiorno. Sì, salve, sono il tenente John, matricola 5821. Chiamo dalla stazione orbitante. Non ho capito, scusi. Chiamo dalla stazione orbitante, dovrei ricevere un pacco. Ma ha sbagliato numero? Questo numero è solo per i clienti che fanno spedizioni con partenza dalla nostra filiale. Sì, io posso fare una spedizione con partenza dalla vostra filiale diretta a me stesso, perché io fisicamente non sono in Italia, neanche sulla Terra. Ma mi perdoni, lei deve ricevere un pacco, cioè nel senso deve spedire da Milano, giusto? Io spedisco da Milano a me stesso, che non sono a Milano. Ok, per dove? Allora, in teoria o passiamo dalla Florida e poi dalla Florida fanno un'altra spedizione sulla base orbitante, o non so se voi avete... Ma metti giù. Allora, tenga presente, noi facciamo spedizioni però solo con partenza dalla nostra filiale, quindi non abbiamo nessun corriere a fare il ritiro da qualche parte. Cioè, nel senso, dalla vostra filiale il pacco parte e arriva... Il cliente, cioè viene qualcuno a portare quello che dovete spedire in filiale in Viale Gran Sasso, e da lì parte tutto. Perfetto. Allora, da Viale Gran Sasso poi il pacco come arriva fisicamente a me? In che senso? Via aerea. Ah, ok, quindi riuscite a spedirmelo quassù, insomma. E dipende dove siete, sinceramente. Ma io, se ci diamo un appuntamento, nel senso che, essendo in orbita, io ho la possibilità di farmi trovare un po' dappertutto, le do dei parametri, insomma. Allora. Longitudine, latitudine, e ci incrociamo. Ok, cioè nel senso non ci sono problemi, voi ci fornite gli indirizzi, se lì riescono a ricevere i pacchi con DHL, non ci sono problemi. Perché la triangolazione sarebbe possibile. Allora io faccio partire il pacco da Milano, arriva a Houston, poi lo metto su un vettore e lo fa arrivare a me? Allora, se voi avete un indirizzo di consegna in cui diciamo si può incrociare, perché esatto. Allora le spiego, fra quattro giorni, però quattro giorni sono pochi probabilmente. Allora un attimo che faccio i tuoi calcoli, mi perdoni un secondo, la tengo in linea. Allora io fra otto giorni e 42 minuti, cioè quindi considerando 8 giorni 42 minuti dovrei trovarmi su la perpendicolare. Allora latitudine 38-34. Un attimo, faccio due calcoli. Ma là, il punto più alto dove potete arrivare qual è? In che senso? Cioè, considerando, visto che lei mi diceva che consiste solo sul pianeta Terra, dico il punto più alto del pianeta. Cioè dico un promontorio. Noi spediamo ovunque. Ok, allora tipo Himalaya. Paese. Cioè arrivate sull'Himalaya? In qualsiasi paese. Perfetto. Dove volete, in qualsiasi paese. Allora, se io la richiamo, faccio due cose. Cosa? Allora le spiego. Dovete avere un indirizzo. Sì. E un indirizzo, però, cioè l'indirizzo che voi chiedete, dovete chiedere voi, cioè se in quell'indirizzo dove volete far consegnare diciamo la spedizione, se lì riescono a ricevere. Quindi è lei che deve avere queste informazioni da, sì, da noi. Allora io praticamente ci richiama. Però tenga presente, qualcuno deve portare il pacco in Viale Gran Sasso e da lì parte tutta la spedizione. Allora facciamo così, io faccio portare diciamo queste vivande in Viale Gran Sasso. Viale Gran Sasso parte verso l'Himalaya. L'Himalaya, voi potete dare, se vi do longitudine e latitudine, o vi serve un indirizzo fisico, tipo... No, cioè voi ci date solo l'indirizzo, noi non facciamo nessuna verifica, signore. Sì, certo. Ma come? Cioè nel senso, il cliente si presenta, la persona che verrà in filiale, in Viale Gran... Allora, un attimo, un secondo solo che controllo sull'Himalaya. Tipo c'è la base di osservazione Smith, che... Ma non deve, ribadisco, non deve chiedere a noi, deve chiedere a lui. Sì, ma io sto controllando, così vi do... Chiedere a loro. Okay. Allora, base di osservazione Smith. Mi si trova a 8250 metri. Ho un indirizzo. Se voi consegnate a questa base di osservazione, se il corriere cortesemente può stare lì nel punto più alto alzando il pacco con la mano. Pronto? Che macchina scostante che sei. Che cazzo ti costava, bastarda? Che stronza. John. Sì. Pirla! Sono comunque un ufficiale dell'esercito. Dai, piccolo, ascolta, ti passo l'ufficio principale. Magari c'ha qualche spicciolo che gli stressa la tasca. Ah, qualcuno che magari è al di sopra di lei, dice. Cosa? Lei credo che sia soltanto una sorta di...
Lei è scostante con... Le passo il mio capo, va bene? Parli con lui direttamente, coglione. Come coglione? È Gulki, e parla dell'inglese, spirla. Dino. Poverino. Thank you for calling the NASA Headquarters NASA. Public Communications Office. For media inquiries and requests, please call the NASA Press NASA. Office at 202-358-1600. Thank you, and have a nice day. Occhio. Occhio. Sono il tenente John. Stavo cercando il capo del della persona che con cui ho... C'è qualcuno, se mi potete cortesemente richiamare. To send this message, press pound or hang up. To mark it urgent, 1. Voglio tornare sulla terra, porco. No! 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 Questi qua sentiranno il messaggio in italiano, poi chiamano l'interprete per capire cosa è stato lasciato. Ma non lo capiscono, ti vengono a prendere a te, bastardo, hai capito? Ma hai chiamato sto pazzo? Siamo amici, siamo fratelli, conoscono Luca Alba. Fratelli di NASA siete. Questo disco avrebbe dovuto vincere, ma come al solito anche quest'anno. Tresche, schifezze, robe, manipolato comunista di merda, morirai per questo. Sempre io. Il maestro doveva vincere con patatine, riascoltiamola, va.